Buongiorno, ci siamo oggi per parlare di cefalea, di mal di testa. Come al solito, fatemi sapere se va tutto bene, se si sente bene, così io parto. Intanto inizio a raccontarvi che per la legge dell'idraulico oggi ho un po' di mal di testa, quindi come si sa, l'idraulico ha sempre i tubi rotti in casa. E quindi è così, il nostro inconscio funziona così. Oggi parliamo di mal di testa e quindi ho un vago senso di mal di testa sfumato. Ok, vedo che c'è qualcuno collegato, fatemi sapere se va tutto bene, video e audio, così parto. Tutto ok, grazie mille. Ciao, benvenute. Ok, bene, bene, vedo che stiamo aumentando di numero, così io vado subito con le slide, che ormai sono tecnologicissima. Ciao, tutto ok? Ciao Luana, come ieri che durante la diretta di Qigong si è bloccata completamente la connessione e l'insegnante di Qigong non si è nemmeno accorto che io non ci fossi più. Insomma, comunque è andato tutto bene. Speriamo che oggi vada tutto bene. Benvenute, state bene? Oggi è una bella giornata. Ciao, ciao a tutte. Che bello vedervi. Ormai siete il mio appuntamento quotidiano e quindi mi state facendo divertire un sacco. Va bene, allora vedo che il numero sta aumentando piano piano e quindi possiamo iniziare. Vediamo di condividere lo schermo. Ok. Allora, presentazione, perfetto. Allora, la cefalea, medicina cinese, facili rimedi di fitoterapia. Ok, quindi parleremo della cefalea dal punto di vista della medicina cinese, che è veramente un punto di vista molto interessante perché permette di ottenere dei risultati veramente strepitosi e anche qualche facile rimedio fitoterapico che potete poi utilizzare subito a casa. Allora, la cefalea, diciamo che questa slide parla un po' del tipo di cefalea che si possono riscontrare rispetto alla nostra medicina occidentale. Quindi si può parlare di cefalea tensiva con irrigidimento dei muscoli cervicali, che può essere da stress, da ansia, da postura errata, da cattiva masticazione. Emicrania con o senza aura, le cui cause non sono del tutto note, cefalea a grappolo con dolore molto violento che riguarda la fronte e gli occhi, anche in questo caso le cause non sono conosciute, e poi molti altri quadri non facilmente catalogabili. Allora, diciamo che questo ci interessa poco, nel senso che la valutazione di medicina cinese non riguarda lo stato organico. Ma in una problematica cronica come la cefalea è sempre necessario magari fare una prima valutazione di medicina ufficiale, quindi valutare che non ci siano problemi gravi sottostanti, perché ci possono essere anche dei quadri molto delicati. Quindi se avete grossi problemi di cefalea, il mio consiglio è sempre quello prima di passare dalla medicina tradizionale e poi magari fare anche una valutazione di medicina cinese. Allora, purtroppo però rispetto alla medicina tradizionale, in questi casi spesso la cura è solo sintomatica e quindi per molto tempo ci si trova ad assumere degli antidolorifici forti e non privi di effetti collaterali. Chi soffre di cefalea questa cosa la conosce perfettamente. Rispetto ai miei anni di esperienza con le terapie naturali, vi posso dire che in realtà le persone che soffrono di cefalee gravi spesso hanno paura di cambiare la terapia, hanno paura di utilizzare delle tecniche nuove, perché il mal di testa può essere veramente molto, molto grave, molto invalidante. E io sinceramente posso capire questo genere di atteggiamento. Ricordatevi però che la medicina cinese, fatta da un agopuntore oppure fatta con la digitopressione, fatta con la cromopuntura, eccetera, non ha effetti collaterali, quindi può essere benissimo associata anche alla terapia farmacologica, perché solo il medico toglie e cambia i farmaci, ok? Cefalea per la medicina tradizionale cinese. Allora, interrompo un attimo la condivisione così vedo se va tutto bene dall'altra parte. Ok, se mi avete fatto qualche domanda. Ciao,
Ciao Carla, ciao Luana, perfetto. Ok, quindi vado avanti, vuol dire che va tutto bene, avete visto le slide e io sapete che ho l'angoscia da tecnologia. Ok, share screen. Ok, allora cefalea per la medicina tradizionale cinese. Questo l'abbiamo detto. Se proviamo a cambiare il punto di vista e utilizziamo il metro di indagine della medicina cinese, le cause che portano a dolore intenso a livello del capo diventano chiarissime e addirittura facili da eradicare. Ci sono dei quadri che sono veramente semplici da individuare. Ovviamente il facile da eradicare è relativo, nel senso che se io soffro di mal di testa da 15 anni, ovviamente, il tempo ci vuole, non è sicuramente un lavoro che si fa in acuto, ok? Allora, innanzitutto, questo lo dico per chi ci segue, che studia magari la medicina cinese, può essere interessante perché è proprio una chicca rispetto al trattamento dei mal di testa. Allora, se la cefalea riguarda tutta la testa, nel trattamento che facciamo sulla persona, consideriamo di trattare sia il meridiano che l'organo. Se invece la cefalea riguarda solo un emilato, trattiamo solo il meridiano. Ok? Quindi se la cefalea è solo da una parte della testa, si va a trattare il meridiano nello specifico. Allora, la prima cosa fondamentale da capire quando si parla di cefalea, quindi la prima domanda da fare e da farsi è dov'è il dolore? Possiamo avere un dolore frontale, come quello che io ho oggi, un pochettino, ok? È un dolore da Yang Ming, quindi da meridiano di stomaco, sono quelle cefalee legate ad esempio alla cattiva digestione. Poi abbiamo la cefalea laterale da Xiao Yang, quindi fegato e vescica biliare, cefalea laterale, cefalea agli occhi, quindi quelle cefalee che partono dagli occhi, che spaccano gli occhi in due, sono cefalee da fegato, l'apice della testa, quindi la punta della testa, sono anche queste cefalee da fegato. E poi abbiamo le cefalee nucali, allora in realtà di solito sono legate al Tai Yang, quindi vescica e piccolo intestino, la parte più esterna del corpo, anche se alcuni autori le considerano anche legate al Tai Yin. Ok. Allora, la cosa importante da valutare oltre alla zona, bisogna capire da dove parte il dolore. Per esempio, se parte dagli occhi, questo è proprio il caso più chiaro in assoluto, se parte dagli occhi e poi diffonde alla fronte, si parla di fegato che invade lo stomaco. Quindi se parte dagli occhi, in genere c'è sempre il nostro signor fegato che deve essere drenato. Quindi di solito sono belle cefalee da pieno. Okay? Poi un'altra cosa da valutare, un'altra domanda da fare o da farsi è com'è il dolore, che tipo di dolore è, perché ci sono delle differenze abissali. Un dolore sordo, quindi un dolore poco marcato, un dolore di sottofondo, spesso ci riporta a quadri da vuoto, quindi vuoto di energia o vuoto di sangue. Ad esempio, sono le cefalee magari post-ciclo, quando una perde tanto sangue, alla fine del mestruo può avere questo tipo di dolore sordo alla testa. Le cefalee con pesantezza, quindi come avere un caschetto, un peso sulla testa, sono tutte cefalee da umidità, quindi magari da milza che non lavora molto bene. Il dolore distensivo, invece, è quel dolore che distende la testa, è come se la facesse scoppiare, okay? Di solito è un dolore da iperattività di fegato, quindi il nostro signor fegato, che nelle cefalee è uno veramente dei primi indagati. Il dolore trafittivo è invece come avere un pugnale nella testa e una stasi di sangue, quindi sangue che si rapprende. Per chi non segue la medicina cinese, stasi di sangue non vuol dire che c'è un coagulo. Le stasi di sangue possono essere anche delle microstasi che non sono rilevabili clinicamente. La cefalea pulsante, invece quella cefalea che pulsa dentro la testa, e anche qui abbiamo il signor fegato implicato con una liberazione dello yang. Le cefalee a strappo, con la sensazione che praticamente ti strappino i capelli, sono cefalee da vento e il vento è sempre legato al nostro signor fegato. La testa vuota, con difficoltà di concentrazione, sono cefalee da deficit di rene. Quindi sono più da deficit, da stanchezza, da esaurimento fisico.
mentre le cefalee da tensione al collo, in particolare nella parte bassa e la parte delle spalle, sono cefalee da meridiani tendinomuscolari tesi e da emozioni. In genere anche qui il nostro signor fegato è coinvolto. Allora interrompo ancora un attimo, vediamo se ci sono delle domande. Ok, no, c'è Luana che ci dice che ce le ha tutte, va bene. Ok. Perfetto. Questa, oh, mamma mia, cosa ho fatto? Come il dolore l'abbiamo già detto. Perfetto. Cosa peggiora il dolore? Allora, questa è un'altra cosa importante da capire perché spesso le persone ti dicono io ho dolore. Ok, perfetto. Dove? Magari quello ce lo sanno dire. Da dove parte, magari quello ce lo sanno dire, ma cosa lo peggiora e cosa lo migliora? No, è magari una cosa un pochino più difficile da stabilire, però è fondamentale perché ci può dare delle indicazioni rispetto ai pieni e ai vuoti. Se la cefalea migliora con il riposo, scusatemi, se la cefalea peggiora con il riposo, è una stasi, sicuramente una stasi, quindi di tana umidità. Se peggiora con l'attività, abbiamo un deficit, quindi il corpo va nutrito, quindi deficit di C e di sangue, è una cefalea da stanchezza. Se peggiora con l'attività sessuale, abbiamo un deficit di rene, può esserci un deficit di Yin di rene. Se peggiora con il caldo, abbiamo sempre il nostro signor fegato che è iperattivo. Se peggiora con il freddo, abbiamo anche qui dei deficit, però soprattutto dei deficit della parte yang, oppure possiamo avere un attacco di vento freddo, quindi il patogeno esterno vento freddo che colpisce il corpo. Se peggiora con l'umido, ovviamente umidità. Se peggiora col vento, sempre il nostro signor fegato. Vedete quante volte il fegato è nominato. Cosa lo peggiora? Allora, se la cefalea peggiora con l'assunzione di cibo, può essere che lo stomaco non funzioni molto bene, quindi che ci sia della ritenzione di cibo nello stomaco, del calore allo stomaco, dell'umidità o del tan. Se peggiora assumendo cibo acido, anche qui, signor fegato, se peggiora quando ci arrabbiamo tantissimo, quindi abbiamo questi attacchi di collera, anche qui, fegato. Questa è carina perché se peggiora quando ci rilassiamo nel weekend e sinceramente è abbastanza frequente, può essere sempre da fegato, ma inteso come liberazione dello yang, quindi non da fuoco. In realtà, quando ci si rilassa, anche lo yang si rilassa, che è la nostra parte più attiva, e quindi è meno trattenuto, e se c'è già un deficit di yin alla base, è più facile che scappi. Se peggiora di notte, deficit di yin o di sangue, se peggiora di giorno, deficit di qi o di yang, se peggiora al mattino è sempre stasi di umidità. E questo perché al mattino noi ci alziamo ma abbiamo fatto tutta la notte sdraiati, ok? Quindi può essere che la stasi peggiori perché l'immobilità fa peggiorare la stasi. No, cosa devo fare? Devo schiacciare qua. Ok, poi allo stesso modo dobbiamo cercare di individuare gli elementi che migliorano la cefalea. Quindi, se migliora con il riposo, è una cefalea da stanchezza, da deficit, da cose che mancano al corpo, quindi deficit di C o deficit di sangue. Se migliora con l'attività, quindi andando a fare una passeggiata, possiamo avere sempre il nostro signor fegato, liberazione di yang oppure l'umidità e i tan. Se migliora con l'attività sessuale, abbiamo sempre un'iperattività del fegato intesa come fuoco. Se migliora con il caldo, abbiamo una situazione di freddo interno, quindi un deficit dello yang. Se migliora con il freddo, abbiamo una situazione di calore interno, quindi un fuoco di fegato. Se migliora con il cibo, è sempre un deficit, perché tutte le volte che si introduce qualcosa c'è un deficit di base. Se migliora di notte, anche qui abbiamo un deficit perché la notte ci permette di riposare. Allora, cefalea e maestro, questo è un argomento a cui sono particolarmente affezionata perché in realtà è una cosa che mi riguarda personalmente, io ho spesso questo tipo di cefalea alla fine del mestruo. È molto frequente avere delle cefalee legate al periodo mestruale, ok? Dipende un po' dal periodo. Questo schema bellissimo è quello utilizzato dal dottor Muccioli dalla scuola Tao e secondo me è veramente molto chiaro perché suddivide il periodo mestruale in due fasi, il periodo yin e il periodo yang.
la prima parte è il sangue, ok, questo è il mestruo che esce, poi abbiamo la parte yin, qui abbiamo l'ovulazione con le periti trasparenti al 14° giorno, poi abbiamo la parte yang, in cui l'utero si scalda perché se è avvenuto il concepimento, l'utero deve essere caldo. E poi abbiamo la fase del Qi in cui praticamente l'utero si svuota del sangue accumulato, del sangue vecchio, se non è avvenuto il concepimento. Allora, durante la fase mestruale possiamo avere una cefalea da fuoco di fegato o da stasi di sangue. Allora, in questo caso, perché abbiamo già precedente una stasi di sangue, quindi può essere che il mestruo sia comunque accompagnato da coaguli. Il fuoco di fegato è perché magari c'è una stasi precedente e quindi il fegato non è in grado di drenare il suo calore. La mia, quella da deficit di sangue, io probabilmente ho già un deficit di sangue di base e quindi passato il periodo del mestruo in cui ho un sanguinamento neanche tanto abbondante, ho questa sensazione di vuoto alla testa, una sensazione di dolore sordo che è legata al deficit di sangue. Poi abbiamo delle cefalee da liberazione dello yang o da stasi di fegato in fase premestruale, quindi in questa fase spesso la donna, se ha un fegato iperattivo, può avere una condizione di stasi di fegato e quindi oltre ad avere cefalea può avere anche altri sintomi come tensione mammaria, può avere dolore alla pancia, può avere sensazioni di nodo in gola e tutta una serie di sintomi che sono legati alla stasi di fegato. Però, come vedete, abbiamo fegato e fegato, cioè veramente il fegato è iperpresente nelle condizioni di cefalea e di mal di testa. Allora, le cause di cefalea per la medicina tradizionale cinese. Ok, scordiamoci tutte le cause tradizionali. Per la medicina cinese esistono delle cause esterne e delle cause interne. Cause esterne vuol dire che un patogeno esterno climatico arriva e crea una serie di problemi. Il vento è sempre presente perché è la punta della lancia, è il vento che trasporta gli altri patogeni. Quindi abbiamo cefalee da attacco di vento freddo, che sono le classiche cefalee da aria condizionata, da vento calore, quindi vento più calore, e da vento umidità. Senza il vento, gli altri patogeni esterni non potrebbero entrare nel corpo. E poi abbiamo le cause interne, quindi le cause che derivano da una condizione interna nel corpo. Allora, in questo caso sono da eccesso, quindi cefalee da pieno. Il 90% dei casi sono causate, come abbiamo detto, da iperattività del fegato, quindi fuoco di fegato e liberazione dello yang. E poi abbiamo dei casi legati allo stomaco, ma che sono in quantità sicuramente inferiori rispetto alla condizione del fegato. Le cause interne da deficit, invece, ci può essere un deficit di energia, un deficit di sangue oppure un deficit di rene. Il rene è la nostra fucina energetica, la nostra base dello yin e dello yang, quindi se va in deficit il rene, va in deficit il corpo. Allora, cefalea occasionale da attacco di vento freddo. È occasionale, dipende dalla nostra capacità di resistenza ai patogeni, ma dipende anche dalla virulenza, dalla forza del patogeno. La forza del patogeno è anche legata al fatto che il patogeno può arrivare in un momento diverso rispetto a quando noi ce lo aspettiamo. Per esempio, oggi fa caldissimo, domani la temperatura scende, okay? Quindi piove e fa freddo. Quello può essere un momento in cui il corpo non si aspetta più tanto freddo e quindi può essere un momento in cui siamo più delicati e quindi possiamo avere dei sintomi da attacco di vento freddo. Allora, i sintomi insorgono in seguito all'esposizione di vento freddo. La localizzazione del dolore varia, può essere frontale, occipitale, temporale, globale, con irradiazione verso la regione cervico-dorsale. Comunque, le maggior parti di questo tipo di cefalea sono locali e salgono da dietro, ok? Perché la parte più esposta al vento freddo è la nostra parte dorsale. Questo tipo di cefalea spesso è accompagnata da sensazioni di contrattura, timore del vento e del freddo, sensazione di febbre, assenza di sete e raffreddore. Quindi contratture perché il freddo contrae, timore del vento e del freddo perché il corpo è esposto, il vento ha spazzato la Wei Qi e quindi il nostro corpo è molto sensibile ai patogeni esterni.
sensazione di febbre, che può essere anche assente, perché in realtà con il freddo non è detto che ci sia, assenza di sete e magari raffreddore, perché comunque il freddo ha lavorato sul polmone. Come dicevamo, questa è la classica cefalea d'aria condizionata. In questo caso, il consiglio della nonna, una bella borsa dell'acqua calda o un cuscino di semi caldi sulla zona di semi caldo, sulla zona cervicale, può aiutare molto a lenire i sintomi. Veramente, noi ci dimentichiamo dei rimedi della nonna, che sono veramente costo zero e fatica zero. Quando si prende un attacco di freddo, la prima cosa da fare è scaldarsi. Ovviamente un terapista lo può fare in modo più mirato, più preciso, anche andando a scaldare dei punti che permettono di eliminare il patogeno dal corpo. Però se siamo a casa, un bel cuscino di semi caldo sulla cervicale aiuta tantissimo. Ok, allora qui vi ho messo un punto da utilizzare per questo tipo di cefalea occasionale da vento freddo. Allora, a questo punto è qui, si vede un po' male l'immagine, adesso ve lo faccio vedere sulla mia mano, spero che si veda. Allora, si prende con il morso della tigre, ok? Si trova sopra il processo stiloideo del radio, sulla doccia radiale, sui tendini del muscolo Maria, non riesco a dirlo, brachio radiale, ok? Polmone 7 permette di liberare l'esterno dal vento freddo, è il punto Luo di polmone. I Luo praticamente sono dei meridiani secondari, i punti Luo praticamente richiamano l'energia di questi meridiani e spesso sono anche legati a problemi del sangue o problemi emotivi. In questo caso il punto Luo di polmone, il polmone 7, lo utilizziamo per questo tipo di cefalea occasionale. Allora, interrompo condivisione, vediamo se ci sono delle domande, se mi avete fatto qualcosa. Ok, allora, ciao. Oh, mamma mia, aspetta, 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 che ce ne sono un po'. Allora, eccoci le ho tutte. Spesso parte da sinistra che mi prende occhio zingaro e trigemino. Va bene, questa poi ne parliamo. Di questo tipo, quindi non ti rispondo adesso. Se poi non ti ho risposto, mi richiedi. Allora, ciao, se migliora mettendomi una fascia che mi circonda la testa, questa potrebbe essere una cefalea da vuoto. Poi vediamo se anche a te rispondo, se no poi ti rispondo a parte. Allora, dopo decenni di cura al centro cefalea di Pavia, un'operazione al cuore con chiusura della pervietà del forame ovale che mi ha fatto sparire la cefalea con aura, ma è rimasta l'emicrania. Ora sto tentando una cura sperimentale con anticorpo monoclonale. Solo l'agopuntura mi aiutò, ma solo mentre la facevo, poi tornava tutto. Cefalea, anzi emicrania con vomito, peggiorata da ogni stimolo, caldo, freddo, luce, odore e pressioni. Anche di questo tipo di cefalea poi ne parliamo. Interessante che l'agopuntura ti aiutava solo mentre la facevi, magari hai bisogno di qualcosa di un pochettino più forte, magari visto che il tuo caso un po' particolare, potresti andare da un agopuntore farmacologo che magari ti dà anche qualche rimedio di farmacologia cinese. Poi abbiamo raramente parte destra, oppure a volte gli occhi molto pesanti, sensazione di gonfiore e poi lieve mal di testa. Nei primi due casi desidero buio e zero rumore. Ok? Quando ho contratto il virus, infatti, ho avuto cefalea, ma hai avuto evita mia. Carla, povera. Troppo freddo, troppo caldo possono essere scatenanti. Aria condizionata sempre mi scatena in tempo zero, mal di testa, sì. Allora, in questo caso potrebbe essere che tu magari hai un pochino la OEC bassa, quindi, cioè, diciamola in occidentale, magari le tue difese, il tuo sistema immunitario, mettiamola così, poi in realtà la OEC non è il sistema immunitario, però può essere che magari hai da lavorare un po' per rafforzare le tue difese di base, perché come dicevo prima, il patogeno magari non è così forte, ma è il corpo che magari è un pochettino indebolito rispetto a. Ciao Sabri, puoi farci rivedere l'usetto in grande? Oddio, come faccio? Allora, io forse non si è visto. Allora, si prende così, praticamente col morso della tigre ed è qua. Ok, poi magari vi metto le foto sotto, ok? Va bene, credo di aver risposto più o meno a tutti. Vado avanti, share screen.
Ok, poi cefalea occasionale d'attacco di vento calore. È la stessa cosa rispetto alla precedente, solo che in questo caso il patogeno è il vento calore. Dolore importante, ingenera tutto il capo, occhi rossi, secchezza delle fauci, sete con desiderio di bere, perché in questo caso abbiamo il caldo, febbre, in questo caso è quasi sicuro che ci sia, stipsi con feci secche per la presenza di calore, urine scarse e odorose, sempre per la presenza di calore che asciuga i liquidi. Cefalea da un colpo di calore. Ok, stiamo al sole tutto il giorno e alla sera ci scoppia la testa. In questo caso bisogna raffreddarsi, quindi una bella doccia fresca, alimentazione fresca e leggera, frutta e verdura, non aggiungere altre fonti di calore, come ad esempio il caffè, il fumo, e idratarsi bene. L'alimentazione è fondamentale in tutti i tipi di cefalea, soprattutto in quelle croniche, ma come vediamo anche in quelle acute. Se già abbiamo una cefalea da colpo di calore che va a interessare, quindi a creare tutta una serie di stasi energetiche in alto, e noi sovraccarichiamo lo stomaco perché la sera ci facciamo un fritto misto, la nostra energia va a livello dello stomaco e quindi è come se il nostro sistema energetico dovesse andare allo stomaco per farci digerire un pasto pesante, quindi questo non aiuta sicuramente a migliorare le condizioni del corpo. Cefalea occasionale da vento calore. Allora, in questo caso abbiamo un punto carino che è triplice riscaldatore, si chiama Wei Guan, barriera esterna. Anche in questo caso è un punto Luo, quindi quello che dicevamo prima, di un meridiano Luo. Questo si trova a due zun dalla piega dorsale del polso tra radio e ulna. Questo è facile da trovare. Praticamente due zun sono 2 pollici dalla piega del polso. Quindi, scusate, è da questa parte. Ok, all'esterno, 2 pollici, ok, qua. A questo punto si usa soprattutto per liberare l'esterno, fa un sacco di altre cose, però in questo caso lo utilizziamo per liberare il corpo dal patogeno che è entrato. Ok, adesso abbiamo una delle belle cefalee che sono molto frequenti. Queste sono cefalee da cause interne, quindi dipendono dal nostro signor fegato. Ok, arriviamo finalmente a lui. Questo tipo di cefalea spesso è legata all'ipertensione, ma non sempre. Cefalea violenta e pulsante, specie alle tempie, ok, questa zona è al vertice, con sensazione di testa che scoppia. Ci possono essere altri sintomi correlati come irritabilità e scoppi d'ira, acufeni, sordità, vertigini, viso occhi rossi che bruciano, sete, bocca amara, insonnia, sonno agitato da incubi, stitichezza, urine scarse e scure, desiderio di bere bevande fredde, epistassi, quindi tutti segni di calore. Okay? A volte ci possono essere anche segni correlati allo stomaco, come nausea, vomito e reflusso. Per chi studia medicina cinese, questo è un segno di invasione del fegato sullo stomaco. Il fegato è talmente in pieno che si scarica sul viscere stomaco. Allora, questa è quella che in genere noi chiamiamo emicrania. Okay? In questo caso può essere utile rivedere la propria alimentazione, riducendo gli alimenti riscaldanti come carni, affettati, caffè, fumo, cotture in forno e brasati. Quindi tutto quello che scalda e lavorare sul livello di tensione e di stress che sicuramente rappresenta la base del problema. Ovviamente è un lavoro da fare, è un lavoro impegnativo, però sicuramente sono cefalee più facili, diciamo, da gestire rispetto alle cefalee da vuoto. Allora, in questo caso vi ho messo il punto fegato 2, Xinjiang, intervallo attivo. È un punto Ying fonte, per chi studia medicina cinese, è un punto Shu antico e questo punto serve a liberare il calore dall'organo fegato. Questo punto si trova tra l'alluce e il secondo dito, 0,5 zun dietro il bordo della membrana interdigitale. Allora, se questo è il piede, questo è l'alluce, questo è il secondo dito, ok, è qua. Questo punto va a drenare il calore del fegato e quindi va a togliere sicuramente la causa di cefalea.
Cefalea da fuga dello yang di fegato, anche questa è una cefalea da eccesso, nel senso che c'è questa sensazione di salita verso l'alto dello yang di fegato, anche questa può essere accompagnata da ipertensione, è una delle cause più frequenti di quella che noi chiamiamo emicrania, anche rispetto alla precedente, con sintomi molto simili al quadro precedente, ma accompagnati da forti segni di deficit. In questo caso lo yang fugge in alto perché c'è un deficit sottostante che non riesce a trattenerlo. Allora noi viviamo in un equilibrio yin e yang. In questo caso se lo yin non è forte, quindi lo yin è la nostra parte materiale, quindi liquidi, la carne, il sangue, eccetera, se lo yin non è forte perché cala, o ad esempio per abitudini alimentari sbagliate, per stanchezza, per età, per menopausa, tutto quello che volete, lo yang si stacca, ok? E quindi non riesce a essere trattenuto perché lo yang è leggero, no? Lo yang è eterico e quindi lo yin è debole, non riesce a tenere lo yang fugge verso l'alto. Rispetto al quadro precedente, però, questo tipo di cefalea non ha segni di fuoco, ok? Perché lo yang che fugge non è così caldo come il fuoco. Okay. In questo caso la persona si sente anche molto stanca, a volte esaurita, con sensazione di calore ai palmi delle mani e ai piedi al torace, che sono segni di calore vuoto, quindi da deficit dello yin. Il rossore al viso è spesso limitato solo agli zigomi, quindi sono segni di deficit dello yin sottostante. Allora, in questo caso bisogna valutare l'entità del deficit che può riguardare il sangue o il rene. Potrebbe essere utile aggiungere delle alghe nella propria alimentazione per tonificare lo yin carente. Ok, questa è una cefalea diciamo più impegnativa da far passare perché bisogna tonificare lo yin e per tonificare lo yin a volte servono proprio dei prodotti, cioè no, non solo il lavoro sul corpo, ma serve che la persona magari assuma anche degli integratori oltre a variare la sua alimentazione, perché è sempre più facile eliminare un eccesso che riempire un deficit. In questo caso, dai, questa foto è migliore rispetto alle altre. Questo punto è fegato 3, che è forse l'unico punto che è in grado di lavorare sulla fuga dello yang di fegato, quindi sedare la fuga dello yang di fegato. Fegato 3, grande assalto, Tai Chong, è un punto Shu Yuan. Punto, rispetto ai punti Shu antichi, è il punto che è in contatto con la Yuan Qi, quindi l'energia ancestrale dell'organo. Si trova sul dorso del piede, nella depressione distale all'articolazione tra il primo e il secondo metatarso. Quindi qua si incrociano praticamente due metatarsi, qui c'è un buchino e questo è il fegato 3. Cefalea da deficit di rene, allora dolore difficile da localizzare, percepito dentro la testa, in questo caso può essere tutta la testa, acufeni, quindi fischi nelle orecchie, vertigini, fosfeni. Fosfeni sono le lucine agli occhi che vanno e vengono, amnesia, quindi sensazione di perdere le cose, lombalgia, che è legata sempre a un deficit di rene. Leucorrea, che può essere legata magari a un deficit di milza che non è più sostenuta dal rene, spermatorrea, quindi anche qui deficit di rene, polluzione notturna uguale deficit di rene, sensazione di freddo agli arti. Quindi è una cefalea in cui si ha un grosso aspetto di deficit. In questo caso bisogna tonificare il rene, riposandosi, alimentandosi in modo corretto, per esempio fagioli, fagioli neri, alghe, soprattutto se è la parte yin del jing a essere interessata, ponendo del caldo sulla zona lombare se dolore e freddo. Allora, questi tipi di cefalea in realtà sono legati al jing di rene, più che al qi o lo yang di rene. E il jing ha due parti, una parte yin e una parte yang. La parte yin viene più tonificata, ad esempio, rispetto alle alghe, la parte yang invece avrà manifestazioni di freddo e quindi utilizziamo magari del calore sulla zona lombare. In questo caso possiamo usare Rene 3, Tai Xi, grande corrente, un punto Shu Yuan rispetto ai punti Shu antichi, è un punto che contatta la Yuan Qi, quindi è un punto di grande tonificazione dell'organo. Il Rene 3 si può utilizzare sia per lo yin che per lo yang. Se lo si usa per tonificare lo yang, è meglio farlo in moxa, quindi scaldarlo. Se
si trova tra l'apice del malleolo interno, quindi la parte più alta del malleolo interno, e il tendine d'Achille, nel punto in cui si sente pulsare la tibiale posteriore. In generale è abbastanza a metà, ok? L'apice del malleolo e la fine del tendine d'Achille. Forse l'ultima, cefalea da deficit di sangue. No, ce ne abbiamo ancora due, poi faccio pausa. Ok. Allora, è la più frequente nelle donne, cefalea da deficit di sangue, un'altra cefalea interna da deficit, soprattutto in concomitanza o alla fine del ciclo, quella che viene a me, a causa della perdita di sangue mensile. Il dolore è sordo e diffuso, a volte con vertigini che insorgono gradualmente, insonnia, soprattutto nella fase di addormentamento, quindi da deficit di sangue, carnagione pallida e spenta perché manca il sangue, quindi manca il colore. Stanchezza, debolezza muscolare perché il sangue non nutre i muscoli, unghie fragili e secche perché abbiamo un deficit di sangue, di fegato di solito, capelli secchi e deboli, sempre per lo stesso motivo, depressione, sensazione di mancanza di scopi nella vita. Il sangue radica lo Shen, quindi se abbiamo un deficit di sangue spesso i sintomi emozionali sono abbastanza frequenti. In questo caso bisogna nutrire il sangue. Allora, barbabietola rossa, pinoli, sesamo, tofu, soia gialla, radicchio rosso, spinaci e riposarsi, soprattutto durante il ciclo. Allora, noi non siamo abituati a fare questa cosa, ma in tante culture il fatto di riposarsi durante il ciclo mestruale è d'uso. Cioè, noi siamo abituati ad andare al lavoro, a fare qualsiasi cosa, però in realtà il nostro corpo è in una fase delicata, quindi durante il ciclo mestruale la donna dovrebbe prendersi i suoi tempi. Ovviamente non si può stare a casa dal lavoro, ma cercare di dedicarsi più tempo. Allora, in questo caso utilizziamo stomaco 36, Zhusan Li, tre distanze, punto mare, punto terra. Allora, punto mare rispetto agli Shu antichi, punto terra è legato all'elemento terra e quindi va a tonificare la terra. Terra, milza, stomaco. La milza produce il sangue. Stomaco 36 nutre il cielo anteriore e il cielo posteriore, un punto di tonificazione importante. Si trova a Tre Tsun sotto stomaco 35, quindi dove è la freccina? Allora, qui abbiamo la fine del ginocchio. Ok, si mettono le dita sotto, come vedete fare, e stomaco 36 è un pochino laterale rispetto al punto in cui si tolgono le dita, però lo si sente abbastanza bene perché comunque c'è una bella cavità, quindi è un punto importante, è un punto molto facile da trovare. Cefalea d'accumulo di catarro e umidità. Allora, anche questa è una cefalea da causa interna, è un eccesso perché abbiamo una stasi di catarro di umidità, accompagnata da una sensazione di confusione mentale, anoressia, nausea e vomito, vertigini, feci molli da umidità, stanchezza importante, senso di pienezza al torace e all'addome, perché l'umidità è proprio una roba solida e quindi può dare anche pesantezza al torace e all'addome. La lingua di solito ha una patina spessa e grassa e biancastra per umidità. L'umidità si accumula perché la milza è in deficit, è incapace di trasformarla. Allora, una delle cose da fare subito è togliere o diminuire, vabbè, io qui sono stata un po' talebana, però mettiamo a diminuire latte, latticini e dolci, comprese le farine bianche raffinate, perché impallano la milza, ok? Allo stesso modo è consigliabile magari non utilizzare della verdura cruda, ma cuocere tutto, perché la milza ha bisogno di calore. Spesso le persone che soffrono di questo tipo di cefalea sono sovrappeso o riferiscono un aumento di peso, sempre per l'umidità, perché la milza non lavora molto bene. Allora, questo punto l'abbiamo già visto, polmone 7, okay, che si usa tantissimo per i catarri, ed era questo. E poi abbiamo stomaco 40, Fen Long, abbondanza e prosperità, un altro punto Luo di stomaco, vi ho messo un sacco di punti Luo, e si trova, allora praticamente, trovate il bordo inferiore della rotula, okay? Quindi dove finisce il ginocchio, e poi il vertice del malleolo. Quindi si divide tutta questa linea in due parti, okay? E qui c'è stomaco 35. Poi, scusatemi, qui c'è stomaco. Allora, aspetta che sto facendo casino. Stomaco 35 sotto. No, cosa ho fatto?
Allora, aspetta, devo tornare indietro. Allora, stomaco 35 sotto il ginocchio. Ok, da stomaco 35 si calcola la metà tra sotto il ginocchio e l'apice del malleolo. Ok, a questo livello c'è stomaco 38, si va giù di 1, di un pollice, e si trova stomaco 40, quindi a metà della gamba. Stomaco 40 è il punto, uno dei punti più indicati per lavorare sull'umidità e sui tan, in particolare sui tan. Soprattutto i tan che riguardano la parte superiore del corpo, quindi in questo caso va benissimo. Cefalea da stasi di C di fegato è quella che noi comunemente chiamiamo muscolo tensiva. Gli altri sintomi correlati sono gonfiore al torace, addome che varia con l'umore, sbalzi di umore, irritabilità, depressione con mancanza di scopi, sospiri, perché i sospiri sciolgono la stasi di C di fegato, nodo in gola per la stasi di C di fegato, con difficoltà a deglutire. Mestruo irregolare, doloroso, gonfiore al seno. Quindi questo tipo di cefalea spesso è legata anche a persone che hanno la sindrome premestruale. In questi casi può essere utile assumere della curcuma alimentare aggiungendola ai piatti e fare delle belle passeggiate nel verde anche a piedi scalzi che migliorano lo scorrimento del C di fegato e poi ovviamente lavorare sul fattore emozionale perché in questo caso il nostro fattore emozionale influenza tantissimo la nostra postura e quindi la postura dei nostri meridiani tendinomuscolari. Allora in questo caso utilizziamo fegato 3 che era quello che si trovava in fondo, cioè tra il primo e il secondo metatarso tra alluce e primo dito del piede. E poi L4, allora questi due punti insieme ho scritto quattro cencelli, in realtà volevo scrivere quattro cancelli. Ok, questi due punti insieme lavorano sulle ostruzioni e quindi una cefalea da stasi di C di fegato risponde tantissimo a questa accoppiata di punti. I punti possono essere fatti da entrambi i lati. Quindi grosso intestino 4, L4, è il punto Egu, fondo della valle, e un altro punto Yuan, quindi un altro punto importantissimo per muovere l'energia della Yuan Qi. Sul lato radiale dell'indice, all'altezza del punto medio del secondo metacarpo, sulla prominenza del muscolo interosseo dorsale. Ok, come vedete dall'immagine, e questo è un punto che fa malissimo di solito, perlomeno mi fa male. Ok, faccio un attimo di pausa, così vediamo se ci sono delle domande. Troppo freddo, ok. Questa l'abbiamo vista, l'usetta in grande, poi ve lo metto sotto. Che male stomaco 40, lo so. Però fatelo, Carla, soprattutto adesso. Ok, vado avanti. Perfetto. Ok. Allora, qui vi ho messo qualche consiglio fitoterapico rispetto alla cefalea. Allora, il partenio, tintura madre, ATM, è un rimedio che va bene per tutti, va bene per tutte le cefalee, ovviamente è un rimedio sintomatico, quindi si usa, diciamo, per il momento del dolore. In realtà spesso è legato alle cefalee da ciclo, quindi vale la pena magari utilizzarlo anche per quelle. Allora, no, se si è in gravidanza, in allattamento o in terapia con anticoagulanti, perché può alterare il suo principio attivo, può alterare il farmaco anticoagulante. Allora, si può fare una terapia solita, quindi 30 gocce per 3 o 40 gocce per 3, dipende, sempre in acqua, ma si può assumere anche in modo sintomatico nel giorno, nei giorni del mal di testa, 20 gocce all'ora o ogni 2 ore, sempre in acqua, fino a un massimo di 120 gocce. Ok, le tinture vanno sempre diluite in acqua. La peonia, tintura madre, allora la peonia è un bel fiore con un colore acceso, quindi sicuramente richiama tutti questi tipi di cefalea che hanno dei sintomi molto accesi, no? Quindi cefalee esplosive da fuoco di fegato o da salita dello yang di fegato, quindi cefalee da pieno. Spesso il quadro, quindi queste persone che soffrono cefalea, possono avere anche gastrite e ipertensione. Ovviamente no, se gravidanza, dissenteria grave o uso di anticoagulanti. Peonia può essere, è un pochino meno sintomatica e un po' più terapeutica, però ovviamente è un rimedio che va valutato.
L'escolzia, con quel suo bellissimo fiore giallo, è utile per la cefalea muscolo-tensiva e vasomotoria in soggetti ansiosi e con dissonnie, quindi è uno dei rimedi che si usano anche per le persone che fanno fatica a dormire. Una delle sue caratteristiche è appunto quella di essere spasmolitica, quindi di essere antispastica, no? Lo spasmo è una contrazione. È importante però considerare che può dare effetto paradosso, quindi può essere che in alcuni soggetti particolarmente sensibili e iperattivi l'escolzia possa dare degli effetti peggiorativi rispetto alla situazione. E comunque l'escolzia va usata al massimo per 120 giorni, ma al massimo, di solito si usa anche per meno, si fanno delle alternanze, per evitare che crei aumenti recettoriali e che quindi si riduca un pochettino il suo effetto, perché su alcune persone funziona veramente bene. No, in gravidanza, perché essendo spasmolitica, quindi antispasmo, può rilassare troppo la muscolatura dell'utero e quindi portare a degli aborti. La melissa mi piace un sacco, melissa e bella vispa, ok, è una tintura madre. Anche qui cefalea, la vasomotoria con nausea e vomito, quindi con sintomi gastrici, anche qui si usa per casi, per quadri importanti. Melissa in realtà migliora anche le attività cognitive, quindi può essere usata anche per le neurodegenerazioni, quindi per le persone che sono un po' avanti con l'età, disturbi gastroenterici, li abbiamo detti, palpitazioni, sindromi premestruali, SPM, no, se terapia per la tiroide o ipotiroidismo, perché ha un blando effetto sulla ghiandola tiroidea. La valeriana officinalis tintura madre, cefalea muscolo-tensiva e a grappolo, spesso da contrazione muscolare o da irritazione del trigemino. La valeriana è una pianta interessante perché favorisce la sintesi di endorfine e quindi migliora lo stato dell'umore. Ansiolitica e ipnotica, quindi induce il sonno. Neuroprotettiva, quindi protegge le cellule cerebrali dalla neurodegenerazione, si utilizza per la sindrome delle gambe senza riposo. Anche qui si usa per periodi limitati, può dare paradosso in soggetti molto sensibili, quindi qualcuno la prende, sta sveglio tutta la notte e va a ballare, però nella maggior parte delle persone è meglio non guidare dopo l'assunzione e poi non assumerla se si assumono già dei sedativi. No in gravidanza, no nell'allattamento e no assolutamente per i bambini. La lavanda, un'altra delle mie piante del cuore, lavanda è sicuramente ha un bel fegato attivo, okay? Quindi sono sicuramente cefalee da fegato, oppure ovviamente per cefalee da fegato associata ad altri, però può essere un rimedio da provare, oppure nella fase di riduzione dei farmaci, quelle persone che magari stanno valutando di ridurre un po' i farmaci con il proprio medico, perché solo il medico riduce i farmaci, antinfiammatori, antidolorifici, quindi magari si può associare questo tipo di lavoro. Sedativa, spasmolitica, antinevralgica, decontratturante muscolare, si può usare anche in oleolito, in olio, olio di lavanda, oli essenziali, per le contratture muscolari anche nella parte posteriore è molto interessante per quelle cefalee che ad esempio sono cefalee da bruxismo, al mattino uno si sveglia dopo che ha stretto i denti tutta notte e quindi può essere interessante utilizzare lavanda. No, sia antiepilettici, sedativi e analgesici. Passiflora tintura madre, anche questa mi piace da morire, è un fiore bellissimo. Cefalea accompagnata da ansia, palpitazioni e chiusura in se stessi, passiflora riguarda molto la passione, il cuore, no? C'è tutta la sua storia legata a Cristo, no? Però vabbè, magari ne parliamo un'altra volta. Ha un'azione blanda e delicata, è un'antidepressiva, un'ansiolitica, una spasmolitica. A dosi alte può essere emetica, quindi indurre il vomito, no in gravidanza e allattamento e a bassi livelli di attenzione in auto, quindi attenzione nel momento in cui l'assumete di essere a casa. L'iperico leolito, allora da massaggiare sulla zona dolente, ha un'azione blanda, quindi magari massaggiato sulle tempie, massaggiato sul collo, eccetera. Serotoninergico, anche qui migliora lo stato dell'umore. È un antalgico, quindi riduce il dolore, però è fotosensibilizzante, quindi attenzione poi a prendere il sole nella zona trattata e soprattutto se lo prendete per bocca.
Allora, i miei rimedi della nonna preferiti, ok, impacchi di sale o aceto sulla fronte, allora in questo caso più che altro per cefaleda, fegato, cefaleda pieno, 1 chilo di sale grosso in un sacchetto nel congelatore finché non sarà ben freddo, si applica poi sulla fronte, si possono usare anche le proprietà dell'aceto, quindi bagnare una pezzuola in una soluzione metà acqua e metà aceto e metterla sulla fronte, magari anche sale e aceto insieme, ok? Suffemigi con aceto e rosmarino contro il dolore. In alternativa, un vecchio rimedio tradizionale consiste nel fare suffemigi con aceto e rosmarino. Questo aceto per la salute si prepara con 50 g di polvere di rosmarino mescolati in mezzo litro di aceto bianco. Si pone il composto in una bottiglia chiusa e si lascia macerare per 3 settimane. Per fare i suffemigi, si mette un cucchiaio di questo preparato di aceto e rosmarino in una tazza d'acqua bollente. E poi si respirano i vapori che ne scaturiscono. Questo tipo di rimedio, come il precedente, ha miglior beneficio rispetto alle cefalee legate al fegato, anche se il sale freddo si potrebbe pensare anche in un caso di cefalea da umidità, però ci deve essere del calore. E poi, vabbè, io sono fissata, però sicuramente se c'è un pieno in alto bisogna abbassare, quindi perché non farsi dei pediluvi? Cioè, senza davvero considerare che cosa ci si mette dentro, ma proprio il fatto di dare uno stimolo in basso, farsi massaggiare i piedi alla sera o fare dei pediluvi o fare dei trattamenti specifici, ovviamente, permette di abbassare tutto il carico di energia in alto e riequilibrare yin e yang, quindi lo stato di equilibrio. Allora, interrompo condivisione, ho finito. Ok. Vediamo se c'è qualche domanda. In tutti questi casi di cefalea, idratarsi è essenziale. Ci sono tisane o erbe specifiche? Eh sì, credo che mi hai risposto con le tinture. Sì, perché allora, rispetto all'idratazione, se è una cefalea da umidità, magari la persona non ha tanta voglia di idratarsi. Ovviamente l'idratazione è sempre fondamentale, però magari bisogna fare delle cose prima per permettere a questa umidità di consentire al corpo di assumere altri liquidi. Cioè, se tu hai tanta umidità nel corpo, il corpo non ti chiede altri liquidi perché ti dice, oh, ma va che me ne stai già dando tanti. E quindi, però. Ovviamente sì, ci sono piante per ogni quadro, ci sono punti per ogni quadro, ci sono terapie specifiche. Cioè, ho voluto fare un excursus abbastanza veloce rispetto ai vari quadri di cefalea, soprattutto per far riflettere sul fatto che spesso le terapie naturali possono aiutare, essere di supporto anche in casi che magari ci sono da tanti anni. Cioè, io non vedo perché uno si debba tenere il mal di testa quando ci sono tante cose che si possono fare, no? Anche in associazione ai farmaci. Noi lavoriamo da tanti anni con il dolore, quindi ci sono capitati tanti casi di cefalee di vari livelli, però come vi dicevo prima, spesso le persone hanno paura di approcciarsi alle terapie naturali, però il mio consiglio, io non sono qui a farmi pubblicità ovviamente, però il mio consiglio è davvero di provare ad associare delle terapie naturali, soprattutto nei quadri cronici, cioè se volete andare da Pippo, Vaperino va bene, però davvero provate, no? Perché anche se si riesce un pochettino a ridurre il farmaco, perché nelle cefalee importanti ci sono anche farmaci importanti, quindi magari presi per tanti anni possono provocare tutta una serie di problemi al fegato e al nostro metabolismo. Rispetto ad esempio ai quadri cefalee più leggeri, quelli da ciclo, cioè in quel caso davvero magari basta un piccolo rimedio da prendere anche per un periodo limitato, magari un paio di mesi, non so, che può andare a riequilibrare una certa situazione. Cioè io mi faccio per esempio dei cicli di determinate cose durante l'anno, mi imbottisco i barbabietole e la riesco a gestire, no? La mia problematica col ciclo, quindi si può benissimo fare un sacco di cose. Ovviamente ci vuole impegno e costanza. Spero di avervi risposto. Vediamo se ci sono altre domande, se non le ho viste, se ho risposto a tutto. E la ragazza che ha scritto, non so chi sei. Rispetto alla cefalea.
all'emicrania, che poi aveva anche un riscontro con vomito e peggiora ad ogni stimolo, è sicuramente una bella cefalea da pieno, quindi anche lì magari bisognerebbe valutare di sedare il fegato. Veramente parte destra, occhi pesante, vabbè, credo di aver risposto. Ok, grazie Carla. Perfetto, grazie a tutti. Se avete domande sapete dove trovarmi. Cercherò di rispondere a tutti. Domani abbiamo l'appuntamento con lo stretching alle 11 sulla pagina Lo studio di Grete Sabri, quindi vi aspetto domani mattina per il nostro appuntamento quotidiano. Mi mancherete. Quando tornerò a lavorare, credo che magari non riusciremo a fare tutti i giorni, però cercherò di tenere qualche bel appuntamento durante la settimana. Ciao ragazze, buona giornata e buona giornata di sole. Un bacione!